Qui cominciamo immediatamente la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, perché siamo andati un po' oltre oggi anche con la pubblicità. E vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Un guardiano dell'Anticristo che si arrabbia a sangue quando, guardando una trasmissione televisiva di una lazzarona, cioè di una incompetente, non so neanche come definirla, comunque di una poco di buono, chiamiamola così. Questa viene a farneticare di questa evoluzione, di questa superiorità del concetto unico del Dio padrone, che effettivamente è una cagata pazzesca. Questa voglia di parlare di evoluzione, per cui a un certo punto viene fuori che l'uomo è creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, dopodiché fa il totemismo, dopo fa l'animismo, dopo fa il politeismo ed infine arriva alla superiorità del Dio unico, è una stronzata pazzesca. Ma è veramente una stronzata, perché non fa altro che privare l'uomo della relazione con tutto il mondo che lo circonda. E questa puttanata noi la troviamo in alcuni libri che sono ormai vecchi, sorpassati, che non hanno nessun senso, però che è entrata un po' nel detto comune delle persone. E quando ho telefonato oggi Claudio è un vecchio anticlericale, e in fondo Claudio dice, beh, insomma, mettiamo la fine a queste religioni che nella storia hanno fatto così tanto danno. E io lo capisco Claudio, e sono anche solidale con lui. Il problema è che questo non è possibile, perché quando tu ignori quello che è l'impatto religioso sulle persone, anche se tu da questo togli il nome e togli la forma, il principio dell'assoggettamento, il principio di orrore si riproduce nello stesso identico modo. Cioè il principio del cattolicesimo, delle religioni rivelate, di assoggettamento, di possesso, di trasformazione delle persone in oggetti di possesso, non è meno grave se lo fa la Chiesa cattolica che se lo fa uno Stato laico o dei laici o degli anticlericali o degli atei. L'importante non è la forma con cui un principio di sottomissione e di distruzione dell'uomo si presenta, ma è il fatto che esista questo principio di sottomissione e di distruzione dell'uomo. C'è questo che deve essere annientato. E questo può essere annientato soltanto nella forma religiosa, cioè solo la religione, solo un'altra religione o un'altra struttura che abbia la capacità di opporre ai principi di morte, ai principi di distruzione dell'uomo, dei principi di vita, dei principi con cui affrontare la vita, dei principi di relazione col divino che ci circonda, può far saltare tutto questo. Un'altra cosa, un paio di cosette voglio aggiungere a tutto questo. Innanzitutto una informazione di servizio per Franco. Francesco mi ha portato 60 CD verbatim da 80 minuti. Un'altra invece una cosa che volevo, prima di incominciare la trasmissione, sottolineare è quello che ha detto Sciascia nella trasmissione precedente. E cioè questo, che in realtà quello che lei affermava relativamente al greco è verissimo, cioè il greco ha molte parole per definire una cosa, cioè chiamare una cosa a tavolo, chiamare una cosa intelligenza, ci sono molti modi
e molti significati per chiamare lo stesso oggetto. Cioè il greco è una lingua che ha una, il greco antico sto parlando, è una lingua che ha un'assoluta precisione nel definire l'oggetto e la sua collocazione nel mondo. Pertanto, se io ho 10 parole con cui chiamare, facciamo un esempio a caso, il tavolo, a seconda della parola che io uso, do un significato diverso a quel tavolo. Può essere un tavolo da bar, può essere un tavolo da casa, può essere... Adesso sto usando il termine tavolo tanto per dare un'immagine. Però se io traduco il termine greco in un certo modo, ho un risultato. Se lo traduco in un altro modo, ne ho un altro. A differenza di questo, invece, il latino... ha una meno precisione rispetto ai termini, cioè rispetto agli oggetti, nel definire gli oggetti nel mondo, però ha una maggiore precisione per quanto significa i verbi, cioè per le azioni. Per cui il latino è molto più organizzato sui verbi come lingua, cioè molto spostato sui verbi, sull'azione, mentre invece il greco è più spostato sulle denominazioni, sulle parole. Per questo che è facile tradurre delle cose, come diceva appunto Sciascia, delle cose in modo assolutamente diverso e cambiandone completamente il senso, proprio perché esiste una quantità notevole di differenze fra una parola e l'altra. Per cui nelle traduzioni che vengono fatte dal greco antico, specialmente per quanto riguarda gli studenti del classico, del liceo classico, una storia che vuol dire una cosa viene fuori una cosa completamente diversa se il traduttore, cioè se l'alunno, dà un senso diverso ad alcune parole. Ed è quello che è successo proprio nella traduzione della lingua antica. E io voglio cominciare il discorso di questa sera proprio partendo dal discorso che ho sentito di questo personaggio che è Lagato Trocchi, un personaggio infame, cioè non ha cultura, non ha dignità, non ha morale, non ha personalità, è solo una bestia in ginocchio davanti al suo dio assassino e pretende che tutto il mondo si metta in ginocchio davanti al suo dio assassino, per cui è solo un pezzo di merda. E tanto per fare una, tanto per comprendere quanto questo personaggio sia un pezzo di merda, proprio squallido, infame, sporco, lurido, vigliacco, farabutto, vi racconto un'email, cioè un testo che c'è in internet, fatto da tale Introvigne. Introvigne è un squallido, sporco, anche lui farabutto, non ho problemi di dire questo, però se non altro ha una qualità, cioè qualità per modo di dire, una furbizia, chiamiamola come volete, di tentare di rapportarsi con i diversi dalla religione cattolica e in maniera un po' più corretta. Ebbene, in un testo fatto da Radovani, cioè da Lagato Trocchi, lei ha fatto una specie di indagine, dice lei, perché dopo sono molti falsi quelli che lei sta affermando in giro, cioè molte falsità, cioè indagini che non ha mai fatto in realtà, ma solo inventate, su una comunità piemontese, una comunità religiosa alternativa, diversa dalla cattolica, non so, non mi ricordo quale, ma non mi interessa neanche, piemontese. E nel testo lei va farneticando che lei si è mascherata infiltrandosi con un falso nome, con false intenzioni, con false prospettive. E lei dice che aveva paura nel fare questo perché se avessero scoperto ciò che lei fosse, sicuramente sarebbe stata cacciata via e trattata malissimo. Ebbene, a queste affermazioni da Gatto Trocchi risponde Introvigne, dicendo che lui, in quella stessa comunità, qualunque sia, non è importanza qual è la tendenza religiosa, cosa fanno, cosa non fanno, lui si è presentato con nome e cognome, è stato benissimo, ha potuto mangiare bene a quella tavola perché sanno cucinare, fra le altre cose, ed è stato tranquillo, ha potuto vedere quello che lui interessava. E Introvigne c'ha un vantaggio su Lagato Trocchi, che lui si legge i testi anche delle religioni alternative, per cui sarà un nemico, posso criticarlo, posso dire tutte le parolacce di questo mondo, però ha un modo più corretto
nel affrontare e nel verificare le cose che non la gattotrochi. Bene, questa gattotrochi mi ha fatto girare le palle, e mi ha fatto girare le palle proprio all'interno di quel discorso che ormai me lo sento da un po' di tempo, che è vecchio, cioè tutta la filosofia religiosa lo ha superato da almeno 15 anni, però ogni tanto qualcuno ci rimena, ci marcia, fa il figo, dicendo prima c'erano i totemisti, poi gli animisti e poi questi. È una cagata pazzesca, ma un'infamia veramente di una bassezza culturale che fa veramente il volta stomaco. Bene, cominciamo allora a parlare di quello che è l'idea dell'unico in Platone. Platone parla dell'idea del demiurgo all'interno del Timeo. Il Timeo è il dialogo platonico dedicato alla cosmologia e alle scienze naturali. L'opera appartiene all'ultimo periodo dell'attività letteraria di Platone e fu verosimilmente composta fra il 360 e il 347 a.C. Vi dico i vari personaggi del dialogo e così via. Bene, vi leggo una decina di righe del Timeo che ci interessa, relativa al demiurgo. Ebbene, diciamo dunque, per qualche ragione l'artefice fece la generazione e questo universo. Egli era buono, egli uno buono, nessuna invidia nasce mai per nessuna cosa. Immune dunque da questa, volle che tutte le cose divenissero simili a lui, quanto potevano. Se qualcuno accetta questa dagli uomini prudenti come la principale cagione della generazione e dell'universo, l'accetta molto rettamente, perché Dio, volendo che tutte le cose fossero buone e per quant'era possibile nessuna cattiva, prese dunque quanto c'era di visibile, che non stava quieto, ma si agitava sregolarmente, disordinatamente, e lo ridusse dal disordine all'ordine, giudicando questo del tutto migliore di quello. Ora ne fu mai, né è lecito, all'ottimo di far altro se non la cosa più bella. Ragionando dunque, trovò che delle cose naturalmente visibili, se si considerano nella loro interezza, nessuna priva di intelligenza sarebbe mai stata più bella di un'altra, che abbia intelligenza, e che ella, impossibile che alcuna cosa avesse intelligenza senza anima. E queste sono le prime 10 righe del Timeo. Ebbene, e queste 10 righe come vengono interpretate? Vengono interpretate dai cristiani come un Dio che va a costruire l'universo. Questa cosetta è stata spiaccicata da Erasmo da Rotterdam, il quale ha tentato di far coincidere quello che è il platonismo con il cattolicesimo, come fosse una sorta di cattolicesimo ante litteram. Ebbene, adesso noi sappiamo che si deve pensare a un inizio assoluto del mondo nel tempo, oppure a un processo di continua trasformazione della natura, senza un preciso riferimento temporale. Nel primo senso, più letterale, interpreta la cosa Aristotele, nel secondo senso i primi accademici, fra cui Speusippo e in seguito i neoplatonici. Platone si pone qui su un piano diverso dalle credenze religiose della mitologia greca. I poeti parlano impropriamente degli dèi, attribuendo loro sentimenti negativi come le passioni e l'invidia. Era la critica svolta nella Repubblica da Platone. Per Platone non si può ritenere che la divinità sia causa di altro se non del bene, e questo dalla Repubblica, e le si debbano pertanto attribuire solo intenzioni buone e benefiche. Attenzione, a differenza del Dio biblico, che crea la materia dal nulla, il demiurgo platonico si limita a ordinare una materia preesistente, caotica e disordinata. Nel corso del dialogo questa materia è di volta in volta identificata con la necessità, con lo spazio o altre immagini mitiche che esprimono insieme il suo stato caotico o di disordine, il suo essere l'elemento plasmabile e generatore delle cose. A Platone sembrano quindi estranee
sia l'idea cristiana del Dio onnipotente, sia la concezione moderna della legge naturale inflessibile e razionale. E qui ho ribadito il carattere teleologico della natura, creata in vista di uno scopo intelligente. Per Platone il mondo è dotato di anima e intelligenza come un organismo vivente. Vi è quindi una corrispondenza fra macrocosmo, ossia universo, e microcosmo, ossia l'uomo. Entrambi sono un composto di corpo, anima e intelligenza. E qui cominciamo un attimino la nostra critica. Allora, il discorso del demiurgo. Il demiurgo, secondo Platone, prende il caos che ha attorno, cioè la materia che ha attorno, e ordina la materia che ha attorno. Allora, ciò che è il nostro punto centrale, su cui dobbiamo mettere l'attenzione, non è tanto l'attività del demiurgo che mette a posto la materia, ma è il fatto che la materia venga messa a posto. Dunque se ne deduce che esistono delle forze che fanno mettere a posto la materia. Noi stiamo parlando da un punto di vista platonico, cioè noi stiamo parlando da un punto di vista di 2500 anni fa. Ciò che era il caos primordiale viene attraversato da forze che tentano di dargli un ordine. Il veggente nel momento attuale si gira indietro e dice: questo che sto vivendo io in questo momento è un ordine. Questo ordine è avvenuto perché delle forze hanno sistemato la situazione precedente che era caotica. Queste forze le chiamo demiurgo. Ma non necessariamente queste forze sono diverse dal presente. È solo un'interpretazione di chi sta leggendo. In realtà la forza demiurgica, cioè il venire in essere del presente, è all'interno di quello che è la materia del caos. Non è esterna al caos. Non esiste una materia e un demiurgo staccati e separati, perché il demiurgo, essendo oggetto in se stesso, è parte del caos in cui è circondato. Pertanto, il fatto di separare quella che è la forza di generazione del presente da quello che è il caos è una soluzione assolutamente arbitraria, che non l'ha fatta Platone. Platone semplicemente ha detto che da una situazione di caos, e di caos noi oggi sappiamo che la non conoscenza, la non consapevolezza di se stessi, viene messa in moto tutta quella forza che va a costruire, a generare la consapevolezza di se stessi. Questa forza che va a generare la consapevolezza di se stessi è la forza demiurgica. E la forza demiurgica non è altro che una forza che sta attraversando ogni ente e ogni oggetto. Ma non è separata necessariamente da ogni ente e da ogni oggetto. Il fatto che sia separata da ogni ente e da ogni oggetto è un'affermazione assolutamente arbitraria dei cristiani che hanno il loro Dio separato dalla realtà del quotidiano. E un cristiano non può interpretare le cose in maniera diversa proprio perché è un cristiano e non ha la possibilità di vedere in maniera diversa questo. Tant'è che dice: il modello a cui si è ispirato il demiurgo è l'idea del vivente, Neot Zum. Si tratta di un'idea complessa che contiene in sé, come parti subordinate, le idee di tutti gli esseri viventi. Queste idee più specifiche, che si possono ottenere mediante il procedimento della diairesi, illustrato nel Sofista e nel Politico, saranno elencate più avanti. La stirpe celeste degli dei, stelle, pianeti, terra, quelle degli animali, volatili, acquatici e terrestri. E continua. Esiste un solo modo, o più mondi, o addirittura infiniti, come sostiene Leucippo e gli anatomisti? Platone propende per la prima tesi.
cioè che esista un solo mondo, ossia per il carattere unico e finito del mondo. Ecco come lo dimostra, questa è la dimostrazione di Platone. A. Il modello deve contenere tutte le forme del vivente. B. Se ce ne fosse un altro, esso non potrebbe contenerle tutto, ma dovrebbe esistere una terza forma o idea di cui entrambi i modelli sarebbero copie e che essa sola sarebbe il modello cercato. C. Se anche il modello fosse unico, potrebbero però esistere più copie di esso, ossia più mondi, ma ciò è escluso perché il demiurgo ha voluto imitare il modello in tutti i suoi aspetti e anzitutto nella sua unicità. Perciò deve esistere un solo mondo. L'intera dimostrazione si fonda sul principio che il nostro è il migliore dei mondi possibili, ossia su un principio teleologico. E questo è assolutamente corretto, perché questo è effettivamente il migliore dei mondi possibili. Il problema da affrontare, che non poteva affrontarlo Platone, è un altro. Cosa noi percepiamo del mondo in cui viviamo? Del mondo in cui viviamo, noi percepiamo un'infima quantità del mondo e dall'infima quantità del mondo siamo attrezzati in un'infima quantità per percepire ed affrontare l'intero mondo. Per cui, prima di tutto, già con le nostre facoltà limitiamo la quantità del mondo che percepiamo e, in secondo luogo, le nostre facoltà non sono organizzati per percepire l'intero mondo. Se volete un altro esempio, diremmo che il feto è organizzato per percepire soltanto il mondo nella pancia della madre. Quando il feto diventa un bambino, comincia ad essere organizzato per affrontare il mondo del quotidiano come noi lo conosciamo. Pertanto, se noi siamo dei feti nella pancia di nostra madre, il mondo che noi siamo in grado di percepire e col quale misurarci è solo la pancia di nostra madre. Pertanto, mano a mano che noi scaliamo, che noi diveniamo all'interno del mondo in cui noi esistiamo, noi acquisiamo strumenti per trasformare una parte dell'inconoscibile del mondo in sconosciuto che noi andiamo ad esplorare e andiamo a svelare. Pertanto non esistono altri mondi, esistono altri modi di percepire il mondo ed esiste una quantità infinita di mondo che noi non siamo in grado di percepire o non percepiamo o abbiamo ritagliato la nostra ragione. Pertanto il mondo comunque rappresenta una sua unicità di rappresentazione nei confronti di ogni soggetto, solo che ogni soggetto struttura se stesso per percepire una frazione di mondo e solo quella frazione di mondo. E soltanto quando il soggetto fa dei salti qualitativi all'interno del mondo riesce a percepire una quantità maggiore di mondo. Ma quello che a noi interessa in tutto questo è il discorso delle idee. Perché le idee in Platone non sono altro che gli dèi. Gli dèi sono ciò che rappresentano il mondo, sono la qualità esistente del mondo. E all'interno di queste idee il demiurgo va a organizzare una quantità di mondo che io riesco a percepire. Ma la quantità di mondo che io riesco a percepire non è altro che un crogiolo degli dèi, cioè un crogiolo di idee che il demiurgo organizza e fa funzionare affinché io la possa percepire. Ma non è una qualità esterna che produce tutto questo, perché ciò che non sapeva Platone era il fatto che io venivo fuori dal brodo primordiale. Ciò che Platone non poteva intuire era tutte le trasformazioni della mia specie nel ritagliare, nel percepire il mondo e di fornirmi tutti gli strumenti per trasformare la morte al corpo fisico in nascita al corpo luminoso, che non era altro che un'operazione demiurgica. Cioè ciò che non era possibile proiettarlo nell'infinito, la mia specie ha fatto in modo di proiettarlo. Eccoci qua che è tornata la linea in questo momento. Allora, riprendiamo un attimino il discorso dove eravamo rimasti. Allora, cioè è un po' complesso adesso riprendere un attimino il discorso, ma riprendo da qua.
In Platone invece abbiamo il discorso del motore immobile. Cos'è il motore immobile? Bene, cioè Aristotele, scusate, perché Aristotele si chiede questo: com'è possibile che si metta in moto il mondo e il mondo si trasformi e divenga senza che noi non riusciamo a capire perché? E allora si inventa l'idea del motore immobile. Nel libro ottavo della fisica, Aristotele si limita a postulare l'esistenza del primo motore immobile eterno, in quanto principio necessario alla spiegazione del movimento degli astri e del ciclico ripetersi dei processi biologici. Nel libro Lambda della metafisica, invece, lo Stagirita si impegna a definire la natura del primo motore immobile eterno, in serrata polemica con le dottrine elaborate dai predecessori sulla causa del movimento del mondo, in specie con la dottrina platonica dell'anima come principio automovente del movimento del cosmo. Dal libro Lambda sono tratti i tre testi che presentiamo, e questo va avanti. Praticamente il discorso di Aristotele è questo: all'inizio c'è un motore che è potenziale ma che è immobile nel cosmo e che dà il via a tutto l'esistente. Cioè c'è un motore primo, c'è una volontà prima che dà il via a tutto quanto. Ciò che non può conoscere Aristotele è che la volontà di mettere in moto il tutto appartiene agli oggetti e appartiene all'esistente. Cioè, ciò che non riesce a elaborare Aristotele è che la forza della trasformazione sia all'interno degli oggetti. Per riuscire a comprendere come la trasformazione dell'esistente sia all'interno degli oggetti e non in un ente al di fuori, dal punto di vista razionale dobbiamo risalire al XX secolo. Il paganesimo conosce benissimo il fatto che gli oggetti, gli enti, il presente ha tutte le forze al suo interno. Queste forze si chiamano le idee di Platone e sono gli dèi, perché le idee di Platone sono gli dèi, non sono idee nella testa, ma sono la rappresentazione degli dèi. Il demiurgo stesso, la forza di demiurgica, è una rappresentazione divina. Il paganesimo dei poeti, come viene definito da alcuni di questi personaggi, riconosceva la forza interna degli oggetti: Helios, la coscienza del sole, la coscienza della terra, la coscienza dell'atmosfera, la coscienza dell'essere natura, per cui riconosceva che le idee si erano trasferite nel mondo circostante e trasformavano il presente. Ciò che non riconosceva tutto questo era il motore immobile di Aristotele. Per riuscire ad arrivare a una concezione che le forze della trasformazione siano all'interno degli oggetti, bisogna riuscire a fare un'operazione particolare, e cioè dovevano capire che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Bene, questo concetto non era presente ai tempi di Platone, non era presente ai tempi di Aristotele, e c'era la tendenza di separare mente, pensiero, anima dal corpo che esprimeva questo, come se mente, pensiero e anima fossero cose separate dall'ente che le esprime. Bene, per riuscire a comprendere come questo non sia vero, è necessario aggiungere ancora il XX secolo con un'altra preposizione scientifica, e cioè che energia e materia sono esattamente la stessa cosa, organizzate sia in maniera diversa per quanto riguarda la nostra oggettività della ragione, sia percepita dai soggetti in maniera diversa. Per cui energia e materia in realtà sono esattamente la stessa cosa, organizzate e funzionali in maniera diversa. Allora, da questo assunto si può comprendere come il pensiero sia una manifestazione di una materia,
l'anima, il sentire, il percepire sia una manifestazione della materia, è ciò che ci anima, in realtà noi lo usiamo in quei termini, il pensiero, la mente, ciò che noi pensiamo di cosa più sottile, non è altro che una manifestazione della materia. Ma se la materia e l'energia sono la stessa cosa, ciò che io dico io sono, cioè io, posso essere sia un corpo fisico o un corpo di energia, cioè ho sempre una sostanza di materia, che una la chiamo materia, l'altra la chiamo di energia, ma c'è sempre un corpo che sorregge il mio essere io, pertanto il mio corpo, la mia mente, la mia anima, il mio pensiero, il mio sentimento, eccetera. Cioè, ciò che io esprimo come pensiero astratto o definisco me stesso in maniera diversa, è sempre supportato da un corpo. Al di là di come questo corpo si costruisce, al di là della qualità che ha questo corpo, al di là del mio stato evolutivo, del mio modo di essere. C'è sempre un essere umano che diceva sono io, quando era un serpente, quando era un rettile, quando era un unicellulare e aveva un pensiero astratto e aveva dei progetti, aveva degli scopi, aveva degli intenti, aveva un sentimento, aveva una sensibilità. E ci sono esseri che dicono io sono, che non hanno un corpo che noi chiamiamo fisico, ma hanno un corpo di energia. Perché? Perché l'energia e la materia sono esattamente la stessa cosa. È una questione di struttura, per cui è una questione di percepire, una questione di sentire, è una questione di nostro modo di porsi davanti al mondo. Allora, il problema è questo: non esiste un motore immobile, ma è l'esistente che ha un motore in se stesso. Cioè non esiste un motore separato dall'esistente o dagli oggetti, ma sono gli oggetti che hanno un motore in se stesso. Ma avendo un motore in se stesso, questi oggetti si modificano, si adattano, si trasformano, entrano in quella che viene chiamata contesa furente o amicizia, cioè si fondono fra di loro, oppure si scontrano, si scazzano e si trasformano. Allora, in questi termini, noi non possiamo più parlare come facevano gli antichi, come faceva Platone, come faceva Aristotele, della differenza che esiste fra anima e materia, ma dobbiamo parlare invece della differenza che esiste fra inconsapevole e consapevole. Questo mancava ad Aristotele e a Platone per costruire la loro filosofia. Il problema non sta fra una differenziazione fra corpo e anima, ma la differenza sta fra ciò che è inconsapevole e ciò che è consapevole, e come il consapevole organizza le proprie strategie per andare a costruire la vita. Questa è la dualità reale degli oggetti. Chiaramente sia Platone sia Aristotele dovevano risolvere delle questioni partendo dalla loro conoscenza, dal loro modo di essere. Ma se loro, anziché partire da quello che era la razionalità e tentare di mettere ordine nella razionalità, dargli una spiegazione, dargli un funzionamento logico, cioè esprimere dei giudizi di necessità che fossero funzionali a spiegare il presente, avessero emesso quelli che sono i giudizi della stregoneria relativi ad Esiodo, relativi agli oracoli caldaici, relativi agli inni orfici, relativi alle idee, cioè relativi agli dèi, avrebbero dato delle spiegazioni relative al presente diverse da quelle che hanno dato. E invece, cos'è che noi abbiamo nella filosofia e nel pensiero antico? Abbiamo due cose che ci separano. Primo, i filosofi fanno una distinzione fra anima e materia, fra corpo e anima, per cui anche mente, anche tutto quello che va fuori. E in secondo luogo, i cosiddetti poeti fanno una distinzione delle idee che agiscono nell'oggettività, in quanto l'oggettività è manifestazione delle idee. Ma se l'oggettività è una manifestazione delle idee, l'oggettività è fatta da dei, perché vi ricordo che le idee sono gli dei,
è un altro modo per chiamare gli dèi, l'oggettività è manifestazione di dèi, è adattamento degli dèi, adattamenti reciproci, è manifestazione di se stessi, per cui degli dèi che hanno dentro, delle proprie tensioni, delle proprie passioni, dei propri desideri, è tutta quella che la filosofia della materia o la filosofia dell'anima non ha nessun senso. Perché? Perché l'anima non è oggetto in se stesso che si cala all'interno di un corpo, ma ciò che ci anima è manifestazione di un corpo, delle proprie tensioni di vita. Le proprie tensioni di vita manifestate da un corpo, che sia corpo fisico o che sia corpo di energia, di fatto hanno una tensione che lo anima, hanno delle passioni che tendono ad espandersi, hanno dei sentimenti, dei bisogni e dei desideri. A questo punto l'intera filosofia antica non sta più a distinguere quello che è corpo e quello, cioè quello che è materia e quello che è energia, quello che è anima, quello che è mente, ma sta a distinguere esattamente ciò che è inconscio da ciò che è conscio. Perché tutto il movimento universale non è una divisione netta, razionale e fissa degli elementi corpo, anima, materia, non materia, abracadabra e cose di questo genere, ma è un passaggio, un riversarsi continuo di ciò che è conscio a ciò che è, da ciò che è inconscio a ciò che è conscio, attraverso milioni di strategie diverse. Per cui la strategia dell'essere umano sarà diversa dalla strategia dei pianeti, come l'essere Terra, come gli infiniti mondi, sarà diversa dalla strategia dell'essere Sole, sarà diversa dalle strategie di essere di solo energia vitale. Ci sarà un fagocitare, un mangiare di ciò che è inconscio del circostante rispetto a se stessi, ci sarà una fusione di se stessi con altre coscienze ed altre consapevolezze, ci saranno milioni di strategie, ma il senso fondamentale di quello che è la costruzione della vita è il passaggio da ciò che è inconscio a ciò che è conscio. E allora, se noi dobbiamo ritornare al motore immobile di Aristotele, Dio come pensiero di pensiero, come si vorrebbe anche far passare, dobbiamo affermare che il motore della trasformazione si chiama necessità. Quel motore è all'interno degli oggetti, gli oggetti si muovono, cozzano e si adattano, nell'adattarsi generano la loro consapevolezza, la consapevolezza li porta a manifestare la loro volontà costruisce i loro adattamenti, manifestano la necessità di espansione, manifestando la necessità di espansione, manifestano la necessità di costruire le condizioni affinché altri si espandano, e ci abbiamo il movimento universale della coscienza e della consapevolezza. Naturalmente è molto più facile per me fare questo discorso, perché se io non avessi il principio che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, non riuscirei a comprendere quali sono i movimenti dell'universo. Se io non sapessi che energia e materia sono la stessa cosa razionalmente, cioè in maniera scientifica, chiaramente la mia struttura religiosa arriverebbe a manifestare quelli che sono i sentimenti esiodei, oppure i sentimenti della mitologia, del mito, però distaccati da una formulazione razionale che mi permetta di costruire un sistema filosofico che è alternativo a quello che è cristiano. In fondo quello che è cristiano arriva a diventare ancora infinitamente più becero di quello che è il platonismo o di quello che è l'aristotelismo. Ebbene, nonostante il cristianesimo diventa ancora più becero, ancora più violento, ancora più basso di quello che è il platonismo e l'Aristotele, sia Platone che Aristotele vengono assunti a dimostrazioni delle preposizioni cristiane, proprio perché bene o male Platone ha una sua dignità nel dire le cose, queste cose vengono storpiate, viene portato fuori dalle cose la volontà delle cose e viene usata dai cristiani per mettere in ginocchio le persone. Quello che a noi ci interessa a questo punto non è soltanto chiarire qual è la qualità storica del pensiero di Platone, cioè la capacità demiurgica degli oggetti di diventare idee e di
partorire dei, ma è anche quella di riuscire a cambiare quelli che sono i presupposti della filosofia, perché solo cambiando quelli che sono i presupposti della filosofia possiamo fare piazza pulita di quello che è una certa tradizione che bene o male sta morendo, ma nel morire farà 1 miliardo di cadaveri. Allora, del paganesimo politeista noi ci riprendiamo quello che è Esiodo, quello che sono i processi di stregoneria e quello che sono gli antichi Veda e l'intero pensiero sanscrito. Certamente tutto questo va interpretato. Perché va interpretato? Perché ciò che ci viene venduto in questo momento è un'interpretazione. Ciò che viene spacciato per Esiodo, viene spacciato dai cristiani, è l'interpretazione che i cristiani gli danno di Esiodo. Per cui è una storpiatura, è un'infamia, una porcheria, una vaccata. Ve l'ho già letto qua, Martino di Tours, no? Che parlava degli dèi, quante cazzate stava sparando. Bene. Tutto questo è interpretazione. Qual è l'interpretazione corretta? È quella che ci permette a noi di affrontare la vita e di trasformare in infinito. Questa è l'interpretazione corretta. Pertanto, sia Esiodo, sia gli oracoli caldaici, sia gli gnorfici, sia tutti quelli che parlano degli dèi, tardi o non tardi che siano, perché prendono da tradizioni, al limite anche Apollodoro, però prendono da tradizioni che sono molto diverse. Per cui i miti, quando risplendono in maniera diversa, hanno delle significazioni soggettive che sono diverse. Faccio un esempio: se io dico che una certa cosa è buona, è perché io su quella cosa proietto ciò che io penso che sia buono. Ma non necessariamente quella cosa è buona in se stessa o in assoluto. Cambiando la situazione o cambiando alcune variabili o alcuni parametri, quella cosa è cattivissima. Per cui non necessariamente quella cosa è buona in se stessa. Lo è perché io lo dico e io lo dico perché su quella cosa proietto un bagaglio di conoscenze che ho. Ma facciamo attenzione a non prendere quello che una persona sta dicendo per verità, perché soltanto il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, costringono gli uomini a manifestare la loro verità. Ma in realtà, in tutta la stregoneria e in tutta la magia, non esiste nessuna verità che viene manifestata, ma esiste invece il pensiero di libertà, cioè ciò che all'uomo è utile per affrontare la vita o ciò che all'uomo non è utile. Finito questo, tanto per farvi un esempio di tutto questo, io mi sono preso un pezzetto, mi sono preso un pezzetto da Trattato sull'immortalità dell'anima di Pietro Pomponazzi. Ebbene, Pietro Pomponazzi, sapete che è considerato un aristotelico pur essendo in contraddizione fortissima con gli aristotelici. Fra le altre cose, se qualcuno non lo conosce, Pietro Pomponazzi, che credo lo conoscano molto poche persone, vi ricordo che è il più grande filosofo europeo del 1500. Il più grande, cioè nel senso che nessuno ha mai raggiunto la forza emotiva e la forza filosofica di Pomponazzi. Neanche Giordano Bruno e neanche Galileo furono all'altezza di Pomponazzi. Per riuscire a capire tutto il 1500, la filosofia del 1500, bisognerebbe studiare Pomponazzi. Ed è il personaggio più bistrattato dal punto di vista filosofico che esista. È stato riabilitato da Guérin nella sua Storia della filosofia italiana. E vabbè, io qui ho un libro appena tradotto del Pomponazzi, tradotto nel 99 dalla Leo Olsky Editore, ed è il Trattato sull'immortalità dell'anima. Ve ne leggo un pezzettino. La prima parte viene anzitutto dimostrata con l'argomentazione di Aristotele del terzo libro dell'anima, secondo cui tale anima è recettiva di tutte le forme materiali, ma in quanto tale non può essere materiale, come Aristotele ivi chiarisce, visto che il recipiente deve essere spoglio della natura della cosa ricevuta. Questa affermazione è ammessa anche da Platone nel Timeo e si dimostra universalmente vera in ogni azione reale e spirituale, come afferma Averroè nel secondo libro dell'anima. Infatti l'occhio, che è in grado di ricevere le specie del colore, deve essere privo del colore, e questo vale universalmente per tutti gli altri sensi.
se voi notate in Pomponazzi sta facendo ancora la divisione fra quella che è anima e contenitore dell'anima, è il corpo. Non è in questo trattato, attenzione, non è ancora riuscito, vi ricordo che Pomponazzi farà un'operazione più grandiosa dopo, però non è ancora riuscito a comprendere come ciò che ci anima, i nostri sentimenti, le nostre percezioni, le nostre emozioni, siano manifestazione del corpo e non sussistono al di fuori del corpo. Pomponazzi però andrà oltre a tutti quelli del suo secolo, perché Pomponazzi farà l'affermazione secondo cui se muore il corpo muore anche l'anima. Per cui Pomponazzi in realtà ha già compreso che esiste una relazione immediata fra corpo e anima, corpo e percepire, corpo e sentire, solo che Pomponazzi non lo metteranno sul rogo, perché metterà in guardia tutti i suoi allievi da far la fine delle caldarroste. Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi attacco i telefoni per qualche minuto prima che Stefano parta in quarta. Vi ricordo i numeri di telefono: 700 700 e 700 838, prefissato da 049. Pronto? 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 Sì. Ecco, non si va a fare anche Amicio Platone. E su Aristotele. Aristotele che aveva ragione che il motore era immobile. Perché anche Platone che aveva ragione di dire che adesso che sta molto di robe complesse, ma cerco di spiegarle con la teoria della risoluzione. Dunque, Aristotele, se lo mettiamo nel tempo che viviamo, noi viviamo un tempo straordinariamente importante, perché c'è la confusione, c'è ricchezza, povertà, miseria, fame, deserto, c'è abbondanza, c'è la disperazione, c'è la gioia, l'anima e il corpo. Si può scindere, sì, ma da espressione, non da natura del mondo. Praticamente è così che il motore immobile, che è Aristotele, era come se, siccome i liberti cittadini nel mondo, chi chiede paroni e chi chiede servi, chi fa violenza è liberamente e impunemente, e questo lo dimostra la religione ebraica, che è dell'India, e può fare tutto quello che vuole. Allora, questa aveva messo immobile il mondo. Quando l'impero romano si è fatto, si è fatto sul greco, e il greco era un motore in moto. E siccome che ha avuto anni prima di bloccare il mondo, e ora l'impero romano gestisce un tocco, perché i greci, i sapeva risultare la psicosi della gente, i sapeva fare il profitto lecito, perché quando si è scatenati, è giusto che qualcuno impara. Allora, l'impero romano si è grassiso, cioè la ricchezza si andava via, andava a sfruttare il mondo, è coronata. Mentre a causa dell'ebreo il mondo si è fermato, perché il terzo posto è violenza, è quello che ha messo in moto, perché ha trovato il modo di unire luti a gioia, all'attività, che è la scienza fondamentale della vita, okay. che è quella che si scatena il mondo quando che si esprime, si scatena nella memoria, si scatena nella vita, cose che non è che non anti fanno qualcosa, non anti dopo muoiono anti, perché è scatenante, perché per esempio il contadino, quello che se il nemico del popolo ebraico, della storia ebraica, se trova questo, lui le ha contato la natura, lui aspetta che venga fuori la roba, e ha pazienza, e ha tanto sacrificio, non è mio organizzare, perché non è organizzato, però il suo non organizzare è scatenante dal punto che lui abbaccia la natura in un modo grandioso, immenso, credo che sia l'organizzazione mondiale che si è bloccata il motore immobile, non significa affatto che l'anima si è distrutta, però c'è un macello di morti, un macello di disastro nel mondo, i sevazioni più alti sono più preparati, okay. Capito il discorso? Perfetto, ciao ragazzi.
e naturalmente uno o due minuti di telefonata a Alessandro non gli toglierà nessuno. Pronto? Sì? Mi sentito? Sì? Sentite Sari, l'affare sul telefono, non ti senti tutto questo rumore? Di me? Se tu lasci verde farò un casino. Chiudi la levetta sul telefono. Già fatto! E voglia perché lo so, già fatto, ho anche abbassato tutto il volume. Allora, mi senti? Sì. Chiedo sentito Alessandro? Sì. Ti sta bene. Lo so. È giusto che te abbia un cretino di così deportato. Ma mi dato sempre un minuto Alessandro, anche a due che ne davo. Perché il si sforza. Ascoltami. Guarda, ti viene una cagata. Ma lui si sforza. Non sai che si sforza qualche cosa. Ma sì. Rispetto. Ma sì. Aiutati di me, di che altri, no, che ne c'ava un capo. Sì. La filosofia, tutte le filosofie sto quando. Questo no, che ne frega niente. Ma sì. Claudio, dimmi. Tu che dite farsi delle robe serie. Dopo se tu vuoi fare serie, sti cretini che ci sono, ma ti rimbambiti, sei giusto che ti mandi a fare in culo, se no se si semo compagno degli ori. E siccome ti te chiede robe da dire, al di là che sia giusto che si sbaglia, ma comunque te chiede robe da dire, non te puoi passare in diretta su una roba seria, un demente di così grande. Ma sì, ma adesso lo fa, mi scarica un po' di tensione. Piacere? No, ma un piacere che Franco, te lo dico. Franco, dico che vuoi. Franco, dimmi. Mi scarica un po' di tensione, no? Cioè, quando fai le cose molto serie, è ma necessario una... che. No, e io se questa roba fate una sega, è più serio. Non posso fare in diretta! Fino di questa portata in diretta vuol dire smerdare la tua trasmissione. Ma sì. Questo intanto perché sentivo non che ne c'ava niente del tuo quello che ti hai detto. Sì. Di qualsiasi roba. No, che ne c'ava un cazzo. E qua il continua a passare radio e far passare sto demente che dobbiamo su tutte le trasmissioni. Anche a te Claudio, anche a te. Mi me dà un paio di minuti di respiro, no? Te lo dico, fate una sega. Sì, va bene dai. Senti serio, testa la mando io. Dicelo tutta la roba da parlare per serie. Preferisco non parlare neanche perché davanti è stato qua. Te uccidi il tuo spazio, il tuo tempo. Secondo me chiede robe da discutere molto bene, molto serie, soprattutto sto filosofo che te che città. Credete robe che non sono assolutamente d'accordo. Però, in questo modo te svilisci il tuo lavoro. Mi rifiuto di stare a parlare ancora. Ciao Stea. Ciao bello. Bene, chiudiamo qui la trasmissione, che naturalmente Stefano è già qua. E Franco, hai tutte le ragioni di questo mondo dal tuo punto di vista, ed è giusto che tu le esponi. Però sai, il mio discorso a un certo punto ha anche un certo peso, e tutto sommato se le persone non riescono a capire quello che io voglio dire o trasmettere loro, c'è un certo prezzo da pagare. Vado via, se no Stefano giustamente si arrabbia. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni e mi trasmissione la magia stragonaria paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutti, mangio subito la pubblicità. Ciao.